per aver risposto all'invito sul tema che vogliamo sviluppare in questa conferenza stampa, che riguarda naturalmente la siderurgia a Trieste, che è nota come Ferriera di Servola. Penso sia utile fare una premessa un po' per riuscire poi a inquadrare la proposta che come Partito di Rifondazione Comunista siamo qui a presentare oggi. Sulla stampa è stato riportato un accordo che è stato fatto tra il gruppo Lucchini, Mordashov e Elettra, e sono stati usati i termini delle bombe. Allora, la premessa è che le bombe che riguardano in ordine alfabetico l'ambiente, l'occupazione, la salute e la sicurezza sono tutte lì, quell'accordo non le ha disinnescate, anzi per alcuni aspetti le sta rafforzando. L'accordo, diciamo sempre così con questa metafora che sto usando in questa premessa, è che dopo un bombardamento che è stato fatto dal centrodestra all'inizio degli anni 2000, se ricordo bene, chi ha pilotato quell'aereo e sganciato le bombe si dovrebbe chiamare Antonione, che in un'occasione pubblica aveva sostanzialmente definito incompatibile lo stabilimento siderurgico di Trieste con lo sviluppo di Trieste. E quindi questa frase equivale appunto al bombardamento e alle conseguenti bombe che ho individuato, e l'accordo sostanzialmente dentro questa metafora è il soccorso che è stato fatto dai vigili di fuochi, che ha isolato la zona che sostanzialmente è in pericolo. Quindi io voglio iniziare con un altro aspetto che è emerso anche oggi sulla stampa, che sostanzialmente sono le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali di categoria, che cautamente, e io aggiungo giustamente, stanno valutando quell'accordo per quello che è. E quindi è un accordo che sostanzialmente non risolve il problema dello stabilimento. Le dichiarazioni del dottor Semino sono estremamente importanti, perché dice che questo è un accordo che potrebbe agevolare la vendita dello stabilimento, e ricordiamo che il gruppo Lucchini in questo momento è in un certo qual modo già commissariato con le banche. E quindi giustamente i lavoratori dicono che nessun accordo sui debiti e nessun pagamento da Elettra e Lucchini aiuta a risolvere il problema, se questi soldi non rimangono a Trieste e non vengono investiti, e la loro richiesta è quella di investirli in sicurezza. Sono lì a ribadire, per un concetto che riprenderò anche in seguito, che essendo ormai l'organico ridotto non all'osso, ma stanno iniziando a spolpare anche l'osso, non è possibile, sempre nei termini di sicurezza, ricordando che in quello stabilimento ci sono stati anche infortuni mortali, utilizzare ammortizzatori sociali che riducano quello che già oggi vede le squadre di manutenzione, le squadre in produzione, a svolgere orari di 12-16 ore. Poi c'è il punto nodale, e anche questo lo riproverò in seguito, che riguarda la necessità di rendere visibile e trasparente l'accordo che è stato fatto tra il gruppo Lucchini, Sevestol e Elettra, perché c'è questo mistero che continua ad alleggiare, su cui nessuno ha una possibilità di comprenderne la reale ricaduta, che ha questo nome famoso del CIP 6, ma che sostanzialmente sono soldi pubblici che vengono dati con uno strumento di legge, ma vengono dati a un privato. E la conferenza di stampa che oggi noi facciamo
tende a evidenziare qual è la necessità di comprendere quanto CIP6 riceve Elettra o quanto ne ricava. Anche perché capirlo ci permette di poter valutarne la portata, sapendo che dall'inizio di questa, chiamiamola avvertenza, lo stabilimento di Trieste rimane in piedi per detta del gruppo dirigente se le tre gambe funzionano. E quindi, da questo punto di vista, entro un po' nel testo che ho preparato e che vi ho consegnato, oggi noi siamo interessati a capire un po' chi è il possibile vincitore di questa avvertenza, che è conseguenza a questo bombardamento improprio che è stato fatto dal centrodestra, e chi sta perdendo. Per farlo credo che sia utile ricordare in maniera molto sintetica e molto breve che questa è un'avvertenza, io la chiamo avvertenza per decenza, perché tutta questa discussione in questi 10 anni secondo me è basata su un aspetto di falsità di fondo. E quindi questa avvertenza inizia negli anni 2000 con la dichiarazione appunto di chiusura, sostanzialmente perché viene evidenziato che questo stabilimento, apro e chiuso parentesi, se vale questo ragionamento vale per tutte le aziende che hanno un certo tipo di dimensione, perché nelle ipotesi che non si sono mai sviluppate del futuro di Trieste è l'industria che sostanzialmente è incompatibile con un'idea di sviluppo di Trieste. Quindi questo è l'aspetto, come posso dire, improprio di tutta questa avvertenza, di un ruolo della politica che ha, ha avviato una discussione su una base di falsità, in quanto la politica non ha un ruolo esecutivo nel determinare le scelte e gli interessi del privato. Inizi anni 2000 c'è l'assessore Dressi per quanto riguarda lo sviluppo industriale, apre una 23 tavoli, e si inizia a ragionare sulla necessità appunto di una riconversione dello stabilimento. Lì c'è un documento che doveva garantire l'occupazione diretta di 750 posti di lavoro. Le organizzazioni sindacali rispondono, come posso dire, comprendendo che c'è una trappola dentro questa discussione che si è aperta. E quindi, per non ritrovarsi in una situazione di debolezza, anche se poi nel tempo questa debolezza si è, evidenziata, fin dall'inizio non hanno posto una resistenza ideologica o di principio, ma hanno proposto di essere disponibili ad aprire un confronto su un accordo di programma, vincolando tutto questo percorso a una chiusura che salvaguardasse l'occupazione attuale. Quando parliamo di occupazione attuale, non parliamo soltanto dei diretti dello stabilimento di Servola, di Elettra e della Sertubi, parliamo anche delle ditte di appalto che stanno dentro a questa avvertenza. A questo punto però il gioco, come posso dire, si blocca in particolare dopo il tentativo di un imprenditore che veniva da fuori regione, Arvedi, che era intenzionato ad acquisire e quindi a verticalizzare la produzione della siderurgia con il suo stabilimento, perché lì si scopre, o almeno l'azienda comunica all'allora sindaco di Piazza, che se insiste nella sua propaganda elettorale, perché l'altra falsità di questa posizione politica è che il centrodestra non si è mai interessato delle ricadute né nei confronti dei cittadini né nei confronti dei dipendenti diretti più appalti. Ha fatto un gioco che penso sia evidente a tutti, un gioco puramente elettorale.
E l'azienda gli ha fatto capire che se vuole chiudere c'è un prezzo da pagare, che non è soltanto quello sociale, è anche quello economico. Uno degli aspetti in cui sembra che il sindaco di Piazza non abbia chiuso la possibilità dell'ingresso di Arvedi riguardava quello che poi si è evidenziato come il sequestro della magistratura con i fanghi che erano stati ricoperti. Quindi c'era una necessità da parte di quegli imprenditori di avere sicurezza che acquisiva uno stabilimento e un terreno su cui si potesse iniziare a operare, non a confrontarsi con temi ambientali. Qui è iniziata ed è tuttora in corso questa feroce, tra virgolette, discussione sull'autorizzazione ambientale, vista, come posso dire, sotto un aspetto di tutela della salute e dell'ambiente per i cittadini, vista come una possibilità di avere risposte di sicurezza all'interno dello stabilimento. Sono passati 10 anni, tutta questa discussione è rimasta lì. Io insisto per la falsità iniziale del soggetto politico che ha bombardato Trieste su questa discussione, non aprendo e non creando mai una sede, un momento in cui si affronta con realtà cosa significa superare la siderurgia a Trieste, cosa significa chiudere quel stabilimento, cosa si fa e come si utilizza il territorio, il terreno che eventualmente dovesse liberarsi. Questo io credo che sia stato abbastanza evidente, che su questo aspetto si è sempre giocato con questo condizionamento politico elettorale da una parte e con il ricatto occupazionale da parte dell'azienda. Anche l'ultimo sciopero del 24, in cui sostanzialmente per l'ennesima volta l'azienda, quando lo ritiene opportuno, in assenza proprio di un'apertura vera, reale, seria, sullo sviluppo, che è il tema politico, il tema centrale di questa conferenza stampa che riguarda Trieste, quindi non sostanzialmente o limitatamente chiusura o il fatto che lo stabilimento rimanga aperto, perché il nodo è quale sviluppo questa città deve darsi. Bene, su questo lo sciopero del 24 ha riconfermato che l'azienda utilizza un ricatto occupazionale, utilizza la sensibilità e la preoccupazione legittima da parte dei lavoratori che si trovano costretti ad agire e quindi a fare i cortei e a farsi sentire nelle piazze. Ma il risultato che portano a casa è sostanzialmente una continuità dell'attività siderurgica così come si è e si sta concretizzando in questi ultimi 15 anni. Quindi rimangono i problemi ambientali, rimangono le preoccupazioni da parte dei cittadini per l'inquinamento e per la salute, rimane la discussione sulle autorizzazioni integrali ambientali, rimane il problema dell'alternativa. E qui ci sta dentro il ragionamento e il riferimento al CIP 6, perché il 2015 è legato al fatto che questa possibilità data dal governo Berlusconi, questa regalia che è stata in un certo qual modo data a queste aziende, in questo caso a Elettra, e se dovesse realizzarsi porterebbe a mancare uno delle gambe con cui oggi lo stabilimento rimane in piedi. Quindi Elettra riceverebbe una regalia, modificherebbe la materia prima, utilizzerebbe una materia prima diversa dai gas che risulta e continuerebbe a fare i suoi interessi. Dall'altra parte è probabile che noi ci ritroveremmo con un'emergenza così come lo sciopero del 24 ha dimostrato. Quindi una minaccia da parte del gruppo Lucchini di una chiusura immediata. Avendo ricordato un po' questa storia, credo che sia abbastanza evidente chi ha un rapporto di forza che lo può avvicinare a una vittoria, invece chi ha una debolezza davanti a una situazione partita da quel presupposto falso. E il dottor Semino, da questo punto di vista, in un certo qual modo io lo ringrazio, perché tra le cose che non dice, dice molto.
quando fa capire che sì, l'accordo fatto 24 ore fa è un accordo che soddisfa le due aziende, ma non dà nessun tipo di risposta né ai cittadini né ai lavoratori, tant'è che le organizzazioni sindacali lo evidenziano. Ricorda anche che questo potrebbe essere un accordo che può agevolare la vendita e quindi attuare lo spezzatino del gruppo ex Lucchini Mordashov, quindi la vendita dello stabilimento. L'accordo contiene l'impegno tra parte degli attuali proprietari di non utilizzare l'anticipo del CIP 6, non impegna i nuovi eventuali imprenditori che dovessero acquisire lo stabilimento, e quindi la centralità e la trasparenza del CIP 6 rimane tutta lì. Quindi questo è un quadro da cui penso che sia abbastanza intuibile capire che nessuno ha la convenienza di assumersi di essere responsabili di una chiusura. Non c'è l'idea sul progetto di Trieste, ci sono i problemi delle bonifiche, il problema della piattaforma logistica è tutto aperto, sulla questione del porto si rischia un ridimensionamento. Non si capisce se l'idea di Trieste e Monte Carlo è svanita o è ancora presente. Io personalmente non capisco bene cosa significa un'idea di città universitaria che viene proposta dall'attuale sindaco Roberto Cosolini. Quindi il punto non è lo stabilimento, il punto è Trieste. E dentro questo punto è abbastanza evidente lo sciopero del 24, in cui sostanzialmente mi assumo questa responsabilità, ma insomma i lavoratori sono andati a fare gli esattori delle tasse per conto dell'azienda. È chiaro che dentro questo quadro, in cui le persone, non avendo alternativa, non sapendo qual è un percorso che tra un anno, due anni, tre anni gli possa far valutare la bontà di un'eventuale occupazione alternativa, che è lì in piedi da 10 anni a questa parte, nel frattempo sono passate giunte regionali del centrodestra e del centrosinistra, però il progetto di Trieste ancora non viene emerso, non emerge, è tutto fermo. Allora è chiaro che nel momento in cui non ho alternativa, siamo dentro una crisi buia, e i tempi da questo punto di vista determinano che io devo difendere il mio posto di lavoro a qualunque costo perché non ho un'alternativa rispetto anche al quadro nazionale, apro e chiudo parentesi, rispetto anche alle modifiche che stanno venendo avanti sul mercato del lavoro, è chiaro che da questo punto di vista chi pagherà il conto di questa falsità iniziale fatta dalla politica del centrodestra è la città nel suo complesso, i cittadini, perché dopo aver fatto e aver costretto l'azienda sanitaria a fare delle campagne per quanto riguarda l'esame del sangue, averlo fatto nei laboratori, aver creato le condizioni di controllo continuo, monitorando i vari cammini. Su tutto questo cosa rimane? Rimane un'incertezza di quello che mi può accadere domani. Gli unici che continuano a trovare sostanzialmente una risposta alle loro necessità, sono le aziende. L'accordo fatto ieri evidenzia che le aziende da questo punto di vista riescono a utilizzare le istituzioni per darsi una risposta, ma lasciando inalterato il quadro, ripreso oggi anche dalle organizzazioni sindacali. Allora, il Partito di Rifondazione Comunista fin dall'inizio ha valutato e poi una discussione al suo interno ha confermato che questa vicenda, per quanto riguarda la città di Trieste, ha una possibile soluzione se si apre concretamente, realmente, in maniera esigibile, un tavolo che, con il coinvolgimento del governo, definisca su quale progetto di sviluppo Trieste deve ragionare. Questo non può accadere nei salotti, non può accadere tra gruppi ristretti. Questo è un elemento che deve coinvolgere la cittadinanza. Da questo punto di vista, la proposta che fa Rifondazione Comunista è sostanzialmente questa, è quella di creare un arbitro che però costringa tutti i soggetti ad utilizzare nel miglior modo possibile il tempo che rimane, perché la chiusura del 2015 è sempre lì.
non viene spostata, anzi viene confermata, e dalle parole del dottor Semino io personalmente ho anche la preoccupazione che ci sia una possibile accelerazione se questo stabilimento non trova un imprenditore legato alla vicenda di debolezza di tutto il gruppo. E quindi la proposta che noi facciamo e che individuiamo come un possibile arbitro è: 14 c'è un incontro a Roma, noi ci auguriamo che le istituzioni regionali e comunali riescano a fare questo quadro che noi abbiamo descritto, che nei fatti credo che sia difficilmente smentibile, e iniziano a ragionare ad esempio di bloccare questo strumento del CP6, che i soldi pubblici che vengono dati a un privato invece siano dei soldi che rimangano come possibile utilizzo, rimangono a Trieste per determinare il volano di un accordo di programma. E quindi potrebbero essere l'inizio di finanziamento per quanto riguarda gli accordi di programma. Due, abbiamo visto che in tutti questi 10 anni chi non ha ricevuto risposta è la città, i cittadini, i dipendenti e i lavoratori. Abbiamo anche la possibilità di ipotizzare che se si vuole ragionare sullo sviluppo di Trieste, quindi determinare qual è una prospettiva per questa città, il fatto di poter immaginare un commissariamento con la presenza pubblica, e in questo caso penso alla Regione, potrebbe essere quell'elemento che costringe tutti i soggetti a confrontarsi seriamente, sapendo che il tempo a disposizione è ridotto ai minimi termini. Io ho una grande difficoltà a ipotizzare che quello che non si è fatto in 8 anni si riesca a fare in 2, se non si crea una situazione, come posso dire, tra virgolette, emergenziale, così come ripetutamente ha fatto l'azienda per tutelare i suoi interessi. Ecco, questa è un po' la nostra proposta, su cui cercheremo di trovare anche le strade, gli strumenti possibili per aprire questa discussione che, confermo, non è concentrata unicamente su una questione, anche se importante, perché la siderurgia in Italia è strategica come l'aspetto dell'energia elettrica, del gas, così come lo è per i trasporti, così come lo è per gli ospedali, per la sanità, così come lo è per la portualità. E quindi la siderurgia da questo punto di vista è strategica, perché questo Paese rischia di dover importare e quindi di dover pagare gli strumenti per poter costruire, per poter fare. Però contemporaneamente c'è un aspetto molto più, come posso dire, dirimente, visto la falsità con cui questa discussione si è avviata e il peso e il condizionamento credo che a distanza di 8 anni si possa evidenziare con sufficiente coerenza anche nei fatti che ho cercato di descrivere, è quello di iniziare effettivamente a costringere tutto il gruppo dirigente, sia sociale che economico che politico, ad aprire seriamente una discussione su cosa deve essere Trieste tra 20 anni. Penso che non si possa fare sui giornali, penso che non si possa fare nei salotti, si devono fare nelle sedi opportune, che sono le sedi istituzionali. C'è un ruolo del governo che, rispetto al nodo aperto della portualità, dei trasporti, dell'isolamento, di tutti gli aggettivi che sono stati usati sul fatto che Trieste è una città sospesa, è una città che rischia di, altra mia responsabilità, di essere insignificante in regione, rispetto anche alle scelte che si stanno attuando in regione nei confronti di Trieste, il fatto di ipotizzare che il CIP6 venga destinato non più a un soggetto privato ma al pubblico, e che alla fin fine, proprio per dare una certezza sia ai lavoratori che ai cittadini, che effettivamente la discussione si apre e ha come sbocco un'alternativa occupazionale che passa attraverso un commissariamento, la riteniamo non una proposta utopistica, ma una proposta che all'interno del problema più centrale di Trieste e del suo sviluppo dovrebbe sottolineare l'emergenza della città piuttosto che di un settore importante come quello della siderurgia. Dal punto di vista economico, CIP6 non è soggetto privato, ma finivano qua
A Trieste c'è una discussione, che qui ci sono persone che forse sono più... Ma in questi 10 anni, dopo questa buttata, dopo questo bombardamento falso, cioè bombardamento reale, ma fatto, come posso dire, su un concetto che io ritengo di falsità... Cioè si tamponava il presente ma non si guardava mai... Esatto. Cioè Trieste deve diventare la città Monte Carlo? Abbiamo visto sui giornali discussioni a Fiumi per tanti anni. Monte Carlo è sparita. Io ero contrario e rimarrò contrario, ma come posso dire, non ha importanza. Monte Carlo è sparita. La cosa è stata sostituita. Ho sentito questo termine città universitaria. Non capisco il significato. Io quello che continuo a vedere è che l'industria a Trieste è a grande rischio. C'è un'avvertenza aperta che si chiama Fincantieri, con accordi separati ed esuberi. C'è la ex Grandi Motori Varziglia che ha appena fatto un accordo su esuberi. Ci sono aziende medie come la System Simpson che ha fatto accordi di mobilità. Ci sono aziende come Sincrotrone che ha un problema rispetto ai tempi determinati su cui non si sono date risposte. C'è Alcatel su cui gli interinali vanno a casa e quindi andranno a aumentare il 30% di disoccupazione rispetto a quella che attualmente riguarda i giovani. C'è la Diaco. Parliamo del governo, cioè tutti quanti e anche i cittadini, come vuole partecipare a questo? No, si può parlare anche i cittadini, no? Beh, i cittadini hanno già e non sono molto, come posso dire, sono coinvolti rispetto anche ai temi del rigassificatore attraverso dei percorsi di partecipazione democratica sulle scelte che vengono fatte. Lunedì sera comunque il rigassificatore. Ah, ok. Cioè, nel senso, comunque renderli partecipi, non i saloni, ma se li istituzionali, quindi tutti i soggetti, ma anche... Certo, e dentro questo, proprio per, come posso dire, determinare un elemento che eviti di rimandare nel tempo così come fino ad oggi si è fatto. Ho ricordato Dressi, chi si ricorda di Dressi che era assessore all'industria? Solo chi ha vissuto questa esperienza. Chi si ricorda la parentesi di Riccardo Illy? Solo chi ha vissuto questa esperienza. No? Cioè viviamo sulla... Prima facevi il riferimento che oggi l'informazione passa sul fatto che uno col telefonino passa, vede un episodio e brucia tutti. No? Quindi c'è una percezione in cui vieni focalizzato sull'attimo, non su quello che è accaduto prima, non su quello che, essendo accaduto prima, con le motivazioni con cui lo si è creato, che aveva un indirizzo e un obiettivo finale, questo obiettivo finale è svanito, non c'è. Allora da qui questa proposta che non ci sembra oscena proprio perché c'è un'emergenza che riguarda la città e nell'emergenza, quindi come in tutte le situazioni di estrema difficoltà, c'è bisogno di un arbitro. Noi questo arbitro lo ipotizziamo con la presenza del pubblico attraverso un commissariamento che garantisca la continuità della produzione, il rispetto delle missioni e costringa complessivamente tutti quanti a ragionare su come trovare un accordo di programma che definisca lo sviluppo di Trieste e capire a quel punto se uno stabilimento siderurgico ci sta o non ci sta e se non ci sta qual è l'alternativa alla sua presenza. Questa discussione fatta, dichiarata, parole spese in infinità, non si sono mai concretizzate nei posti deputati. Quindi la nostra, tra virgolette, non è una provocazione, è proprio la fotografia di un'emergenza che ha bisogno di un arbitro che per noi si chiama commissario. Come sono state fatte le attività? Cosa vuol dire esattamente un commissariamento? Cioè un soggetto terzo? Un soggetto terzo che gestisce per una fase. In attesa del passaggio, diciamo. In attesa che si definisca se effettivamente un sviluppo di Trieste, un stabilimento siderurgico, ha possibilità di starci o di non starci, se sì a quali condizioni, se no qual è l'alternativa occupazionale che dia i stessi livelli occupazionali che quel settore attualmente sta dando. E soprattutto che non faccia solo gli interessi dell'azienda. E soprattutto è talmente intrinseco per me che hai ragione di ricordarlo.
Quindi diventerebbe un soggetto, come posso dire, garante di una transizione e garante anche di una trasparenza della discussione senza continuare a prendere in giro cittadini, lavoratori, forze sociali, sindacati, no? Cioè aprire realmente, così come avrebbe dovuto essere già fatto all'inizio degli anni 2000, visto che si parla dello sviluppo di questa città, aprire un tavolo istituzionale con la presenza del governo, perché per determinare lo sviluppo di questa città, ricordiamo che in altre regioni si sono fatti accordi di programma, che hanno affrontato temi della siderurgia, che hanno trovato soldi, che hanno trovato ipotesi, che in alcuni casi hanno dato risposte soddisfacenti, in altre no. Però la discussione si è fatta, si è in un certo qual modo deciso, la popolazione è stata coinvolta e lì alcune risposte si sono date. Qui a Trieste stiamo rischiando di ritrovarci, e lo sciopero del 24 lo dimostra, con un'emergenza senza sapere cosa si fa un minuto dopo. Si naviga a vista, cioè, si naviga. Allora, visto che questo navigare a vista, da una parte, ripeto, è basato a una falsità politica che ha sfruttato in maniera elettorale l'emotività di tutti quanti noi. Dall'altra parte, i problemi oggettivi, le bonifiche, le piattaforme, il ruolo del porto, ci sono, e quindi questo credo che abbia reso anche difficile un ragionamento di risposta per quanto riguarda le conseguenze sul territorio, sulle persone, relative ai fumi, ai fuochi, alle polveri e al quant'altro. Allora, da quel punto di vista, sono passati 10 anni, si doveva fare una discussione seria, non è mai stata fatta. Io prendiamo atto, c'è una situazione emergenziale e nelle situazioni di emergenza il ruolo di arbitro lo assume un commissariamento. Sempre dando per scontato che Lucchini dovrà, cioè perché parliamo che Lucchini dovrà vendere, insomma, questo da per scontato, insomma. Il 14 credo che ci sarà una risposta rispetto a quello che sta accadendo. E Se il paese in mano alle banche, il gruppo Lucchini di industria in questo modo evidenzia che effettivamente in questo paese chi decide sono le banche. No? Anche con il discorso vediamo di parzialità, appunto quando fa solo interesse, c'è un arbitro che sia un arbitro fuori che dai giochi. Quest'arbitro qui deve essere una persona che è individuata dal soggetto pubblico, perché è il soggetto pubblico che deve determinare, valutando proprio dal punto di vista di partenza di una scelta politica, no? Cioè, quando si propone che Trieste deve essere più terziarizzata o più scientifica, io do per scontato che chi fa questa proposta, voglio dire che ha i soggetti fisici pronti, ma evidentemente ha un'idea di percorso su cui ritiene di poter trovare questi soggetti che rispondono a questa visione. Allora, dentro questo discorso sicuramente non potrà essere Lucchini a fare da commissariamento, no? E quindi deve essere un soggetto terzo che può, per quanto posso anche immaginare, può avere un aspetto privatistico e pubblico, può starci tranquillamente dentro la regione, visto che è coinvolta per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. Mi sembra che i controlli, così come oggi sono fatti, non stiano dando risultati soddisfacenti. Quindi questo potrebbe creare, da una parte, una situazione di certezza per i lavoratori e i cittadini, in quanto non c'è più un interesse, mi verrebbe da dire, capitalistico, no? Ma ci sarebbe un soggetto che rappresenta, per una fase di transizione, la continuità del lavoro, il rispetto delle norme per quanto riguarda le emissioni ambientali e qui... certo. Sulla Vendomia, è importante essere scoperti dal mondo. Però... evidentemente ha dimenticato che il piazza libero del Fiore,
ingannano le fonti. Si può ricordare una roba, si può ricordare che nel 2000 Antonione propose di spostare, non di chiudere, di spostare, che Di Piazza nel 2001 vinse le elezioni con la sorta della chiusura e che poi ci furono innumerevoli tavoli promossi di Dressi in cui all'ordine del giorno c'era la riconversione, ma finora nessuna istituzione pubblica o privata ha fatto una proposta concreta di riconversione e andrebbe ricordato che l'unico ragionamento pubblico su un'ipotesi di riconversione è stato fatto a Trieste da quello che allora era il Forum Ferriera, in cui c'erano cittadini, organizzazioni sindacali, il nostro partito, una mattinata al Savoia Hotel, su cui si ragionava partendo da quello che era stato la riconversione dello stabilimento siderurgico di Bagnoli in Campania, e quella è una storia che appunto era iniziata, però là era stato fatto l'unico ragionamento concreto e noi nel 2003 avevamo il traguardo della chiusura nel 2009, mi ricordo, e stavamo dicendo alla giunta Illy: guardate che nel 2009 si chiude. Poi vennero i russi, poi cambiò, però finora sempre chiacchiere. Dunque, siccome la giunta regionale si occuperà comunque di redigere un'ipotesi o comunque la propria parte di accordo del programma, sarebbe molto bene che uscisse da questa superficialità e tenesse conto delle osservazioni, che non ripeterò, che aveva fatto lui nel suo intervento. Una volta per tutte, parlare seriamente, promettere di Roberto Gardino di trasformare. Uno degli ostacoli, ricordando anche tutta la questione della piattaforma logistica, sono i soldi, no? Una parte. Questo si potrebbe. Un'altra cosa che chiediamo che venga evidenziata. Noi abbiamo fatto una cosa molto empirica, sono venute fuori le notizie che erano 4 milioni al mese di mancato introito da parte, quindi abbiamo fatto 4 per 12 fa 48, quindi. No, anche questo sarebbe una notizia che sarebbe giusto fosse pubblica. Quanto è la quota a parte di CIP6 che Elettra prende? Che perché Elettra è proprietà dei fondi inglesi e sono soldi che se ne vanno in Inghilterra, non rimangono nemmeno in Italia. Grazie.